Vediamo la risposta di Trento con Kraft che prova a ribaltare per Blackmon, è intelligente però Dodel a recuperare il pallone e a lanciare in campo aperto Justin Johnson. Gentile prova ad avvicinarsi a canestro, galleggia in aria. 11 pari al Pala Carrara con 5 minuti da giocare e alza la parabola Justin Johnson, blocco di Kelly. Collai sotto per Knox, sbaglia il numero 13 di Trento ma corregge. Serve Mian, schiaccia a terra per Kelly contro Carl Weedle, giro sul piede verde. Zebian Dodel disorienta con la firma Mian, apre l'ombrello però Rashard Kelly e nega il canestro. 10 secondi per effettuare un tiro. Johnson finta su Pazzolo, si prende la tripla più complessa. Kraft schiaccia a terra per Kelly, recupera il pallone il numero 0, serve Kraft appostato sul perimetro, apre il fuoco Aaron Kraft. D'Ercole scambia con Dodel, ci pensa un po' troppo prima di prendersi questo tiro, il rimbalzo però è presa di Brent. Altra vittoria della difesa trentina che può volare in transizione. 3.50 da giocare nel terzo quarto, Landi riceve il pallone da Salumo, gira sul piede perno, trova un canestro di pregevolissima fattura già dall'altra parte con Terran Petway. Landi non riesce a recuperare il pallone, Gentile 1 contro 0, schiaccia al canestro. Gentile per Pascolo, gira sul piede perno provando a battere Landi, ci riesce. Marcato stretto da Kraft, su di lui poi si porta Kelly, scambio di marcatura Kraft su Johnson, tripla, possesso importantissimo per Trento. Gentile prova a sfondare contro Andrews Brand, si prende un tiro. La Dolomite Energia Trentino spanca il Pala Carrara per 74-71.